Quindi, raga, ho finalmente comprato un treppiede che mi tenga il cellulare dritto durante la diretta e vediamo che succede. Dunque, posso proprio rilassare se sto cellulare non cade, cosa che potrebbe benissimo accadere. Ciao Mattia! Oggi hands free, senza mano che tiene il cellulare, quindi posso anche fare così oggi. Ciao bello! Minchia, sto ruttando come non ci fosse un domani. Vediamo un po' chi c'è a quest'ora tarda della notte. Ah, peraltro, vabbè. Ci sono preservativi, vabbè. Va benissimo. Come va, Mattia? Tutto a posto? Incredibile! Ma infatti adesso me ne prenderò un altro per fare con un altro cellulare la diretta anche su Facebook, che mi è rimasta qui. Sto fatto che non posso fare dirette su Facebook. No, bisogna far muovere anche quella pagina, non solo quella di Instagram, sennò come lo scaliamo il mondo? Comunque una di quelle sere in cui sono stanco perché ho fatto arrampicata, sicuramente si vede. È bellissimo, ragazzi. Che hai fatto tu oggi, Matt? Parliamo noi, tanto insomma, se sei l'unico. Famo così. Famo così. Sì. Tutto a posto, sì, aspetto il ponte di Pasqua per il totale tempo libero. Ma tu che fai di lavoro? Me l'avevi detto, mi sa. Minchia, guarda. Guarda la mano. Che condizioni sta. Bello, molto più comodo così comunque. Devo ancora capire come organizzarmi meglio. Oggi ho lavorato e tra poco vado a farmi una pizza. Lavoro per la Ferrero Nutella in particolare. Ma fighissimo. Ma tipo, hai mai provato la pizza con la Nutella? Oppure la pasta con la Nutella? Io una volta provai la pasta con la Nutella. Inorridivo all'idea, però poi venne buona. Cioè, veramente strano. Non me l'aspettavo, infatti. Attention, attention. Dunque, mi sa che stasera è proprio morta come serata. Cioè, non è arrivato a nessuno la notifica della diretta stasera. Vedi un po' cosa bisogna fare per scalare Instagram. Comunque ho notato che più post faccio al giorno, più guadagno follower. In più, almeno io così ho notato, se faccio la diretta, viene notificata a più persone. Cioè, se tu praticamente non fai post e fai solo storie e anche la diretta, Instagram ti dice: ma che cazzo mi servi? Io voglio che tu mi faccia molti post e dopodiché ti faccio funzionare anche la diretta o le stories.
mi è parso, diciamo, di capire questo. Salve, siamo un po' pochi, pochini, pochini, pochini stasera. Cioè due persone praticamente. Forse sono tutti a dormire, ragazzi, non lo so. Io sono stanchissimo. Ma vi è arrivata la notifica o tipo così, siete entrati a caso? Andrea, eccolo! Eccolo! Che mi fa godere Andrea ogni volta! Bravissimo! Come va? Come va? Ciao Skinny Piergio, anche tu ci piaci tanto. A caso proprio, cioè praticamente non manda le notifiche della diretta Instagram. Benissimo. Grazie Instagram e te. Comunque facciamo una direttina molto molto veloce, easy. Fammi avvicinare senza che cada tutto. Potrebbe cadere tutto. Ok. Facciamo una bella diretta easy, ragazzi. Se avete una bella domanda al volo, io ve parlo, ve rispondo come se fossi Cristiano Ermeio, che stasera non c'è. Ditemi sta cosa, quale difficoltà avete in particolare, primariamente, che non riuscite a superare, che ogni volta ci sbattete la testa e dite, porca puttana, come cazzo si fa a fare sta cosa? Perché me ne scordo sempre? Mattia, tra l'altro, credi sia valido quando aggiungi una tipa su Facebook o Instagram, scriverle ti ho aggiunta semplicemente perché sei carina? Come dicevi nei 21 modi per conoscere nuove donne? Sì, glielo puoi dire, però nel corso degli anni io ho notato che, essendo che, allora, il problema di Facebook e dei social in genere, ma anche di Tinder, eccetera, qualsiasi cosa che non sia, diciamo, dal vivo, è che non essendo dal vivo, tu non puoi usare le vere armi della seduzione che sono, come ben sapete, i silenzi, lo sguardo. È il contatto fisico, detto molto molto sinteticamente. Non potendo usare queste cose che sono veramente ciò che serve, cioè ciò che è utile e ciò che fa bagnare sia te sia lei, tutto si risolve nel far colpo, nel senso diventa. A quel punto, appunto, non essendoci più la possibilità della tensione sessuale, che devi fare? Ti rimane semplicemente il dover far colpo. Pensi tu almeno. Quindi che fai? Fai le battute, ti metti la foto super figa, eccetera, in cui non guardi nell'obiettivo, quello serve tra l'altro. E magari funziona anche il fatto che poi rientri in quell'ottica malsana di dover per forza far colpo e non ne esci più, è una fottuta gabbia. Quindi sì, ti ho aggiunta semplicemente perché sei carina, per esperienza ti dico che può benissimo funzionare. Però guarda, io non entrerei o ci cioè, entrerei insomma un po' più in là nella conversazione. Se proprio ci devo entrare nell'ottica di far colpo, io mi metterei subito a trollare. Cioè, è questo quello che vi consiglio perché non vi fa entrare in quell'ottica di inferno proprio. Quindi, magari tu puoi anche dire all'inizio: ti ho aggiunta solo perché sei carina, e poi cominci, che ne so, le mandi un meme simpatico, strano, controverso, eccetera. A quel punto lei può decidere. Se ti risponde è probabile che sia interessata ad approfondire la conoscenza, se no, no, ma sono 3 miliardi le donne sul pianeta, quindi se non ti risponde lei, provi con un'altra, tranquillamente.
Ciao Ale, stasera veramente puntata difficile perché siamo pochissimi. Siamo due. Sì, l'ottimo è sempre conoscere dal vivo. L'ottimo è. Ciao, ti volevo conoscere, sono Mattia. Che fai nella vita? Studi? Ti piace? Lo volevi fare fin da bambina? Io insomma faccio un po' sempre queste domande, anche perché rilassano me. Dopodiché vai di sguardo intenso, sorridendo, silenzi, cioè non riempi i tuoi silenzi, li fai riempire a lei. Ti faccio un esempio che spesso faccio nel personal coaching. Per esempio, noi stiamo parlando adesso, no? E io ti dico, anche se è difficile adesso farti capire perché non siamo su Skype, quindi tu non puoi rispondere, però tipo, immaginati che mi stai rispondendo. Beh, Mattia, cosa fai tu nella vita? E tu mi rispondi, ma io lavoro alla Ferrero nella Nutella. E io rimango così. Senti una sorta di tensione? Senti che questo silenzio è molto strano. Cioè, tu mi hai appena detto che lavori nella Nutella e io ti guardo. Poker face, magari un mezzo sorrisetto e ti guardo così. Immediatamente ti viene la voglia quasi irrefrenabile di dire qualcosa, perché è troppo teso il momento, capito? Tutti noi tentiamo di smorzarla sta cazzo di tensione. Perché non ne siamo abituati? Ma tu quanto più riesci ad abituarti e a non cedere tu, ma a far cedere a lei, a smorzare la tensione, tanto più scopi. Che è chiaro, in realtà è molto, molto facile. È una cosa veramente molto facile amplificare la tensione. Ricordati sempre che tu non la stai creando la tensione. La tensione sessuale c'è sempre fra uomo e donna. Sempre. Basta stare nella stessa stanza e stiamo pensando entrambi al sesso. Poi però la puoi amplificare con queste cose bastarde che ti ho appena detto. Questa è una cosa che spesso, cioè insomma, è una cosa che in realtà dico solo nel personal coaching, però penso che ti abbia fatto capire. E tra l'altro la puoi rifare tranquillamente. Stessa cosa, ci sono appunto questo tipo di cose per quanto riguarda il tocco, per quanto riguarda l'ascoltare, per quanto riguarda il silenzio, per quanto riguarda il guardare, eccetera. Quanto tu più riesci a stare tranquillo nella tensione sessuale, tanto più scopi, semplicemente. Perché tutti gli altri non fanno altro che smorzarla quella tensione. Invece tu da bastardo la amplifichi. Capito? State semplici, no? Vabbè. Ciao Alessandro, si è appena accorto che sei entrato. E quindi? Guarda, parlate con le donne, state tranquilli, capì? Spallatevi, state così. Io spesso sto così, mi accarezzo, mi tranquillizzo. È come veramente se mi stessi facendo un bagno caldo, capito? Siccome tu senti quella sensazione di rilassamento, la farei sentire anche a loro. E siccome entrambi siete rilassati, entrambi potete arraparvi, perché senza rilassamento il corpo umano non si può arrapare. Perché? Perché il sistema parasimpatico, che è quello dell'arrapamento, del relax, del sonno, del mangiare, del digerire, non può attivarsi se è attivo in quel momento il sistema simpatico, che è quello che invece non è simpatico, cioè quello del combattimento, della fuga, dell'incazzamento e varie altre cose.
Capite? Siete capite? Mattia, come serate da fare? Cosa consigli in genere? Divertimento si intende. Io amo le serate a sfracio, nel senso che non sarò io a dirvi che l'alcol non lo dovete toccare. Se c'è l'alcol non vi fate problemi. Cioè, la cosa migliore è essere un pochino brilli in quanto così la parlantina, ma non la parlantina, più che altro vi rilassate, capito? Quindi se c'è da dire qualcosa la dite, se non c'è da dire qualcosa non la dite, state bene con voi stessi, capito? Quindi se vi piace l'alcol non vi starò a dire non bevete fino a puzzare di whisky tipo barbone o che non vi si può avvicinare. Cioè, alla bocca perché si sente questo odore di distilleria che non è il massimo, soprattutto incominciate a fare così, cioè se fate così no, però ovviamente che ne so, una birrozza ci sta, cioè una cosa che vi faccia sentire leggermente alticci, io non sarò quello che vi dirò di non farla assolutamente, anche perché l'alcol ha dall'alba dei tempi il grandissimo merito di sbloccare la tensione sessuale fra uomo e donna e farla salire, semplicemente perché ti rilassa e ti fa fare le cose senza pensarci. Ricordatevi che se tu non pensi, la tensione sessuale aumenta, cioè noi siamo stati creati per accoppiarci, quindi se noi non ci mettiamo la mente in mezzo, ci arrabbiamo e scopiamo e ci scopiamo, capito? È così. E poi per il resto mi piacciono delle situazioni dove, che ne so, si può stare un po'. Sì, c'è la musica, però c'è anche un ambiente, insomma, in cui puoi scambiare due parole, puoi un attimo sentire il silenzio, capito? E farlo riempire a lei, come dico sempre. E non c'è la musica assordante, diciamo. La musica assordante quando c'è, che fai? Dici, e vabbè, e allora non si può parlare, che facciamo? Andiamo tutto di corpo. Quindi, musica assordante 2-3, alcol in circolo, che fai? Vai solo di corpo, cioè le donne le approcci così, cioè ti giri, la guardi. Le metti la mano così e le fai. Guardi la tua mano, così lei capisce che te la deve prendere. Se la prende, vuol dire che ti vuole limonare. Se non la prende, semplicemente si gira e tu vai da un'altra. Anche questo genere di cose, se tu hai un ego che è attaccato a questo, sarà difficilissimo farlo. Cioè, se tu non vuoi scopare, ma vuoi farti approvare, non riuscirai a fare. Dammi la mano. Non riuscirai a farlo. Perché tu ti vuoi fare approvare. Quindi, se tu fai così e lei non ti dà la mano, quella non è approvazione, è disapprovazione, tu vai a casa a piangere. Invece, se io sono arrapato e voglio scopare, me ne frega un cazzo che tu non mi dia la mano. Cioè, io sto cercando una che vuole scopare, capito? Quindi, io ti faccio così. Vuoi scopare? Sì, mi dai la mano. No, non me la dai. È semplicemente un test di questo genere. E quindi in situazioni in cui non potete manco dire niente, io consiglio spesso la mano. Di questo ne parlo intorno alla terza settimana di coaching. Minchia, quanta colla c'ho sulle dita. Lo scotch dell'arrampicata. Comunque, congratulatevi con voi ragazzi perché siete in quattro, ma vi sto dicendo delle cose che dico solo nel personal coaching, quindi avete fatto bene a collegarvi. Vi sto premiando in questa maniera. Buona sera, buonasera a tutti quelli che sono entrati, cioè evito di dirlo, evito di dirlo. Ciao Leo, come te la passi? Come butta? Come ti butta? Minchia. Che hai fatto oggi? Comunque io la farei durare una mezz'oretta sta diretta, quindi
Anche perché siamo tutti stanchi. E quindi, niente, Mattia, come ti dicevo, sì, cioè le serate in cui appunto si può scambiare due parole, non c'è la musica assordante, io le preferisco, nel senso che sono più tranquille, insomma, anche perché se c'è la musica assordante, due sono le cose. O c'è l'alcol. E in quel caso va bene, e questo accade in genere alle 2-3 di notte delle serate normali in discoteca, o fai l'errore di andare presto e quindi c'è la musica assordante e non c'è l'alcol, e quello è l'inferno in terra, perché sei in un locale in cui conta l'apparenza, no? Quindi è un luogo assolutamente artificiale, tutti si sentono guardati, tutti sono a disagio, e quindi finché non sale l'alcol è un grosso problema, effettivamente. Poi invece la situazione proprio ideale è la festa in casa con l'alcol. Assolutamente sì, cioè quella è la cosa migliore, anche perché generalmente sono degli spazi abbastanza piccoli, angusti, quindi si sta molto vicini. E ovviamente, come ben sapete, la vicinanza fisica cosa fa? Aumenta o smorza la tensione sessuale? Aumenta, no? Quindi, se i PUA sapessero quanto è fottutamente facile e quanto non si tratta di dire mille cose totalmente sconnesse fra loro, fare colpo, raccontare di quella volta che ti sei buttato col paracadute in un aereo in Messico, cioè, ma si tratta solo di guardarla, sorridere, mantenere lo sguardo, parlare facendo delle pause, eccetera, che poi è quello che fai dopo il sesso. Cioè, tu dopo il sesso, credo che tutti qua abbiano scopato, spero. E dopo il sesso, tu come ti esprimi? Esattamente così, cioè, sei spallato, stai tranquillo, stai così, ti tocchi. Porco Dio! Madonna, ragazzi, è entrato l'incel! Grandissimo incel! No! No, grandi, hai perso tempo per venire a fare l'incel sulla mia diretta. Grazie mille, zio. Ma sei veramente un ganzo. E quindi, cioè, vorrei cercare di segnare. Dove sta? Sì, ecco, facciamo così. Ok, penso di averlo bannato. Vabbè, come sempre ma poi sono tutti uguali, porca puttana, ragazzi. Cioè, non so se siete. Sono tutti. Porco Dio, odio cane! Ammazzati, ucciditi! Io non so se tipo gli danno un copione. Cioè, il forum dei brutti fornisce loro un copione, no? E gli dice, ragazzi, tipo Fight Club, capito? Andate in giro e dite alla gente: Dio cane, porco Dio, ammazzati, oh mio Dio! Cose del genere, boh. No, ciao Sharma, è entrato un incel e ha incominciato a fare l'incel, insomma, a fare quello che gli incel fanno militarmente, come se adesso entrasse, che ne so, una femminista, una seguace della Boldrini, incomincerebbe a dire: Uomini, fate schifo, siete dei porci, stupratori di merda! E vabbè, a quel punto tu fai: Ok, grazie mille, ban permanente. Ciao Ronaldo! Uè, allora, insomma, ci stiamo svegliando un po' in questa diretta. Minchia, ci è voluto molto tempo, ragazzi. Ma per curiosità, vi è arrivata adesso la notifica? Perché io ho cominciato mezz'ora fa. Cioè, sto cazzo di Instagram non sa mandare le notifiche. Peraltro, di che stavamo parlando prima del disagiato? E forse il fatto delle feste in casa, secondo me.
Ora è arrivata la notifica, minchia, cioè uno deve parlare per mezz'ora affinché va bene. La prossima volta lo punto verso un muro, così per mezz'ora, dopo mezz'ora continuiamo. E niente, vabbè, Mattia mi aveva chiesto qual è, secondo me, la situazione migliore per conoscere persone, come festa, insomma, come per uscire, insomma. La cosa migliore, secondo me, è una seratina con la musica in cui c'è la musica, però c'è anche una parte in cui si può parlare tranquillamente senza farsi esplodere le orecchie. E dicevo, se c'è troppa musica, aspettate insomma che salga l'alcol e dopodiché andate solo di fisico. Per approcciare io consiglio la mano. Dammi la mano. Se vi dà la mano vuole scopare, se non ve la dà non vuole scopare. Molto semplice. Coaching terza settimana. Minchia, che stanchezza. Mattia, non so se ti ho risposto. Com'è andata a voi la giornata, ragazzi? Comunque ho capito che diretta alle 4 di pomeriggio, difficile, poca gente. Diretta alle 11 di sera, difficile, poca gente. La diretta, l'orario giusto è alle 7, come facciamo sempre, insomma. 7-8, quello è l'orario giusto. Sharman, come tornare ad essere fisici e non più mentali? Facendolo. L'unica cosa è quella, Sharman. Cioè, io ti posso dire, cerca di mangiare bene. Cioè, quanto più tu ti dai agli zuccheri in genere, e parliamo di tutti gli zuccheri, anche i carboidrati, anche se tu ti mangi la pasta, comunque quelli sono zuccheri. Anche se tu non senti zuccherato, quelli sono carboidrati e quindi zuccheri. Quindi non strafare con i carboidrati. Se vuoi, ti puoi leggere un ottimo libro che si chiama La Paleodieta. La Paleodieta è una visione un po' estremistica della nutrizione, però ti fa capire moltissimo di come funziona il corpo umano. Poi tu puoi decidere se farla strettamente la Paleodieta, come esperimento al massimo, se no, se vuoi avere una vita sociale, ti ricordi di questi principi, cioè in realtà i carboidrati fanno male, specialmente se sono semplici. Quindi pasta, pane, pizza fanno male alla mente proprio, sia al corpo sia alla mente, capito? Perché? Perché fanno esplodere qui la corteccia prefrontale. Cos'è la corteccia prefrontale? È la cosa che la natura ci ha dato per risolvere i problemi. Se la corteccia prefrontale ha troppa energia, non solo tenta di risolverli, ma te li crea per poi risolverli o tentare di farlo, ma è un circolo vizioso, cioè va in sovraccarico e non ne esci più. Quindi, quanto più tu ti fai di zuccheri, tanto più l'energia passa sopra alla testa. Cosa devi fare? Devi cercare quanto più di sostituire gli zuccheri con i grassi, non i grassi di merda, i grassi trans, i grassi rancidi, i grassi fritti, i grassi delle confezioni, che ne so, delle merendine, eccetera. I grassi buoni, che cos'è? Pesce crudo, avocado, olio extravergine di oliva, olio di cocco, omega 3. Quelli sono i grassi buoni, uova di galline che non sono state 10 giorni dopate con gli anabolizzanti senza mai vedere il sole in un centimetro quadrato. No, uova di galline che hanno vissuto all'aperto. Queste cose influiscono sulla qualità dei grassi delle uova o comunque di quello che mangiamo, capito? Se l'animale ha preso sole, se l'animale ha mangiato l'erba e non il grano e non i papponi industriali, sarà fatto di un certo tipo di grasso che è buono e non è rancido e non fa male, insomma, e non ti fa nemmeno ingrassare. Perché quei grassi servono per la produzione di energia.
è la rigenerazione dei nervi e delle sinapsi, sia nervi sia sinapsi. Quindi è come, diciamo, dare nutrimento finalmente al tuo cervello. Capito? Quindi quanto più tu ti fai di zuccheri semplici, tanto più pensi, tanto più rumini, tanto più vai in paranoia. Prova a mangiare grassi buoni. Ripetiamo, olio extravergine di oliva, tonno, salmone, frutti di mare, uova. Queste cose devono essere di alta qualità, capito? Vedi che già il tuo corpo dice: ah, grazie mille, sono molto più tranquillo, calmo, non sono in overdrive. In più, iscriviti ad uno sport che ti piace. Fai palestra se ti piace palestra, fai judo se ti piace judo, corri se ti piace correre, basta che ti piaccia. In più, terza cosa, incomincia seriamente a guardare molto negli occhi sia le ragazze sia gli uomini, perché per qualche motivo questa cosa dà un senso di tranquillità pazzesca. Io penso che sia dovuto al fatto che ti riporta al momento presente, cioè tu quando stai guardando dentro la pupilla della persona che hai davanti non puoi che pensare a quel momento presente in cui sei, non puoi pensare ad altro. Tu stai guardando dritto negli occhi una persona, in quel momento tu non pensi ad altro, pensi solo a quello. Ecco perché ti tranquillizzi, capito? Quindi si tratta appunto di tornare a mangiare bene, o cominciare a farlo se non l'hai mai fatto, tornare a usare il tuo corpo, cioè fai un cazzo di sport che ti piace, e poi fermarsi un attimo, rallentare. Godersi le pause, i silenzi e guardare dritto negli occhi, che poi le donne chiamano chimica, essere sexy. Se tu fai così, sei sexy. Sharman, faccio la paliodieta. Bravo, se ci riesci quella stretta, complimentissimi, perché è davvero difficile, cioè si tratta di mangiare carne, pesce, verdura, frutta, semi, sempre. Cioè, non puoi uscire con gli amici, perché ovviamente non è che ti puoi fare la bistecca mentre loro si fanno la pizza, puoi provarci. E poi è molto molto costosa, però devo dire che nel momento in cui ho provato a farla, 2 mesi, mi sono sentito Dio, alla grande, fantastico. Cioè, era proprio che il mio corpo mi diceva grazie mille perché è proprio questo che io sono stato creato per mangiare. Capito? Ciao a quelli che sono entrati. Spero che non siano incel come prima. Marco, tu ogni quanto mangi la pasta e la pizza? Senti, allora, io come ho detto, prendo spunto dalla paleodieta, cioè penso che sia quella veramente più vicina alla nostra storia evolutiva. Poi è difficilissima, è molto costosa, non puoi avere una vita sociale, e allora che faccio? Prendo spunto, cioè a casa tento di farla. Cioè carne e pesce di alta qualità, frutti di mare, uova di alta qualità, quanto più possibile. Poi frutta e verdura, insomma, quanto più possibile. Poi non vado in paranoia, nel senso che se una volta mi mangio un biscotto o un'altra cosa, una fetta di pane, magari un buon pane di Altamura. Io sono pugliese, quindi noi qua abbiamo il pane lievitato naturalmente, quindi insomma, cose veramente ottime. Non vado nel panico, cioè non mi sento nemmeno male se lo faccio, mi sento bene lo stesso. Ovviamente poi se esagero e mi faccio di biscotti ogni giorno, fette biscottate ogni giorno, come tutti, come molti fanno, cereali ogni giorno nel latte, eccetera, lì sento proprio che mi affatico, penso male, c'ho la nebbia nella testa e negli occhi. Cioè, dovete provare per credere, perché finché non provate a bandire cereali, specialmente confezionati, e per esempio latte, latticini, cose totalmente industriali, finché non provate a bandirle completamente, non sapete come ci si sente, capito? Dovete solo provare per dire: cazzo, ci si può sentire in questa maniera, cioè come Dio, capito? Il problema è che non devi però diventare psicopatico, nel senso che se poi uno ti invita o una ragazza ti invita, che ne so, a prendersi una pizza, eh sì, le dici di sì, cioè non ti preoccupare, quindi
Io tento di mangiare molto bene a casa e poi quando esco con gli amici, in genere con la gente, sfrascio, cioè faccio quello che fanno gli altri, mi diverto. No, la pizza no, e mi devo fare il petto di pollo con il limone, no, non ce la faccio. Questa cosa mi dà ottimi risultati a livello fisico, non mi fa sentire proprio Dio come la paleodieta totale, però sto molto bene, sto anche molto bene fisicamente, penso bene e poi non ho questa carogna psicologica pesante dello stare continuamente a pensare ad essere ortodosso con una qualsiasi dieta che tu abbia scelto, capito? Mattia, team Rex Incel di merda. Comunque, Leo, quanto mangio la pizza? Raramente, una volta a settimana o due. Cioè, comunque non soffro, nel senso, se non mangio la pizza, che ne so, mangio un'altra cosa. Sempre comunque di merda, cioè quando esco non mi faccio dei problemi, diciamo. Ciao Dario, Sherman, come togliere del tutto la paura del giudizio altrui? Allora, sapere che alle donne piace il pene ti aiuta moltissimo, perché ti rendi conto di quanto molto del nostro desiderio di piacere agli altri è dovuto in realtà al fatto che noi siamo stati tirati su credendo che se piaci alle donne è per piacere alle donne che devi fare, devi essere ricco, bello, alto, famoso, interessante, super intelligente e mille altre cose. Quindi, se tu hai tutte queste cose, ti butti dal paracadute, sei karateka terzo dan, sei uguale fisicamente a Jason Momoa e sei anche ricchissimo, e beh, allora li scoperai, sicuro. Poi ci sono quelli che mi contattano così, fighi, alti 1,95, con i muscoli, belli, che non cavano un ragno dal buco e mi dicono: Marco, ma come cazzo è che non riesco? Zio, se sapessi. E ne parliamo proprio qui. E quindi il problema è che molte delle cose che facciamo le facciamo perché vogliamo piacere alle donne o agli altri in genere. Quindi una volta che tu sai che alle donne piace il cazzo e il sesso molto più degli uomini, incominci a fare meno cose per piacere agli altri. Immediatamente dici: vabbè, che cazzo mi serve allora spremere me stesso fino allo spasimo e spendere tutta questa energia se alla fine, insomma, comunque scopo. Infatti, appena incominci a scopare solo tramite la tensione sessuale, cioè guardando negli occhi, silenzi, eccetera, tocco, eccetera, vedi che un po' quasi ti siedi sugli allori, capito? Cioè, diventi un po' una patata. A me è successo, cioè, vabbè. Il ragionamento era: che cazzo studio, che cazzo faccio le cose, che cazzo lavoro, se scopo lo stesso, che cazzo mangio bene, perché dovrei essere magro e in salute, tanto scopo lo stesso. E infatti è così, scopi assolutamente lo stesso, anche se pesi 300 kg. Il problema è che ti fai del male, capito? Quindi appena capisci che alle donne piace il pene e vogliono il sesso più di un'altra cosa, smetti di fare le cose che facevi solo per fare sesso. Quindi ti siedi un attimo e c'è un momento di stasi in cui poi ti accorgi di essere diventato un ameba e dici: ah, però no, vabbè, qualcosa la dovrei fare. E ricominci a fare delle cose nuove, però solo perché ti piacciono. Uno sport che non c'entra un cazzo con le donne, che ne so, che ne so. La tua più grande passione è fare i LAN party con gli altri amici nerd, non c'entra un cazzo con le donne, però magari prima non lo facevi perché dicevi: se lo faccio poi non scopo. Ora che sai che scopi comunque, te li fai i LAN party, per dire, o i party di Fortnite, capito? Quindi già questa cosa ti aiuta molto a superare il giudizio altrui, e poi è allenamento, nel senso che più ti butti, più ti accorgi di quando, prima del secondo preciso in cui ti butti, hai paura e vedi il mondo tutto nero. Poi ti butti, vedi che non succede niente
il tuo stato mentale cambia e tutto è bello. E quindi incominci a dire, ma cioè, però, cioè, parli a te stesso e dici che ne so, Charmant, Charmant, però, cioè, noi ci prendiamo per il culo veramente. Cioè, tu fino a un secondo fa non volevi approcciare, non volevi conoscere, avevi paura di tutto, poi sei andato ad approcciare, ci sei riuscito a sforzarti a farlo e adesso invece è tutto bello, tutta la tua vita è fantastica, prima era una merda, ora è fantastica, quindi ti accorgi di prenderti in giro, tutto diventa un po' più un gioco man mano che ti butti e pian piano ti passa anche la paura del giudizio altrui, perché capisci che non ti serve. Perché ti serve secondo te il giudizio positivo altrui? Perché credi che se vieni giudicato positivamente poi scoperai. Ma se sai che scoperai anche se non vieni giudicato positivamente, tutta questa paura del giudizio altrui in gran parte ti passa. Pensaci. Ronaldo, mai studiato psicologia? Per conto mio, sì, non ho una laurea in psicologia, però avrò letto però qualcosa come 200-300 libri del solo argomento, insomma, di cui stiamo parlando. Ciao Keyblack, ciao Nicola, yo Books, yo Leo. Ma raga, ma ora vi è arrivata la notifica? Cioè, un'ora fa abbiamo cominciato. Maledetto Instagram! Leo, è vero che le donne provano piacere in tutto il corpo mentre gli uomini per non è inferiore? Verissimo, ed è per questo, e questo lo spiego molto bene in personal coaching, che loro godono molto di più di noi. Noi godiamo solo lì o intorno, e loro godono con tutto il corpo. Ecco perché gridano, ecco perché urlano. Noi non facciamo tutto quel casino a letto. Loro urlano, si fanno prendere dagli spasmi, non capiscono più niente, perché è come se tu sentissi quello che senti sulla cappella, sul glande, in tutto il corpo. Beh, è chiaro che non capisci più niente. Come minchia fai a concentrarti? Cioè, veramente esci di testa. Queste sono le donne, cioè esseri umani creati solo per il piacere sessuale, le donne, ce l'hanno vendute come esseri umani a cui non piace il sesso, cioè totalmente il contrario della realtà. Cioè il solo fatto, ragazzi, che loro abbiano il clitoride, cioè solo è un organo che non serve assolutamente a niente se non a godere. Noi non abbiamo una cosa del genere. Il nostro cazzo serve a godere. Serve a pisciare, serve a fare altro. No, loro hanno il clitoride solo per godere. Poi hanno il punto G, possono avere orgasmo vaginale, clitorideo, possono avere orgasmo anale. Quello anche noi, però non andiamo lì ad approfondire troppo. Però questo ti fa capire quanto in realtà siamo stati creati solo per fare sesso e godere. Uomo e donna. Però ci siamo detti mille cose che non servono, cioè servono alla nostra civiltà, però vanno contro i nostri impulsi biologici e ci crediamo al 100%. In parte, ragazzi, signori, io credo che funzioni, cioè nel senso serva raccontarci un po' di fregnacce per far funzionare quello che abbiamo, civiltà, palazzi, ingegneria, medicina, chi li vuole eliminare? Fanno parte della nostra civiltà e la nostra civiltà si basa sul credere che il sesso sia sbagliato, specialmente quello delle femmine. Capito? Se da un momento all'altro ci svegliassimo e incominciassimo a fare tutti sesso con tutti, seguendo ogni nostro istinto, ovviamente la civiltà cadrebbe. Non credo che sia auspicabile. Però è importante sapere che la nostra natura però è quella. Poi tu ti fai i tuoi calcoli e vedi. Capito? Però è importante sapere che se tu stai davanti a una donna, la donna potrebbe starci provando con te. E se lo fa, tu devi capire che lo fa. Oggi ho postato una storia presa da un'altra pagina che sfotteva quelli che non capiscono quando le donne ci provano, e sono tantissimi. Perché se tu sei stato tirato su a credere che le donne non abbiano desiderio, che siano difficili da convincere, che tu le debba conquistare tipo armata di Napoleone, nella campagna di Russia, e non stiano invece lì proprio ad agognare il cazzo come invece è chiaro che quando una donna ci prova, tu pensi che stia o scherzando o non te ne accorgi proprio.
Mi accompagni a casa, sicuramente l'accompagno a casa perché vuole il passaggio, perché sono un amico. Oh, ma adesso è nuda perché ha caldo. Io stesso ho fatto questi ragionamenti, ho perso 3 milioni di opportunità quando non avevo capito. Tutti noi abbiamo perso milioni di opportunità in questo modo perché non capivamo. Allora ho postato questa storia presa da un'altra pagina, quando c'è una ragazza con la spallina abbassata. E dice, quando cerco di far capire al mio ragazzo, che ne so, ho un ragazzo che voglio scopare, no? E lui va e mi rialza la spallina. Non ha capito, cioè ha creduto che la spallina mi sia solo caduta, capito? E siamo tutti vittime di questo tipo di pensieri. Ciao, ciao Davide. Leo, sì, 10 minuti fa la notifica, porca puttana. Leo, sarà il motivo per il quale ne sono ossessionate? Sì, assolutamente. Peraltro, tu magari finché non l'hai provato il sesso da donna, dici magari che non ti piace. Poi prova il sesso da donna, prova a godere con tutto il corpo, vedi se non diventi un cazzo di drogata. Una cazzo di drogata per il sesso, cioè. È tipo eroina, è la sensazione migliore che mi hai mai sentito, più bella che mi hai mai sentito. Quindi diventa ancora più difficile, tra l'altro, per loro avere il loro atteggiamento notoriamente schizofrenico, cioè quella tutta così in società e poi la porca satanata a letto diventa molto difficile, cioè si creano secondo me proprio psicopatologie in alcune ragazze. E dunque ragazzi, siamo arrivati anche stavolta a 46 minuti. Leo, credo sia dovuto anche all'epoca in cui viviamo, a cosa ci hanno insegnato, ci siamo ecofocalizzati, sì, riducendo la nostra comunicazione con l'esterno. Certo, è la cosa che dicevamo prima, cioè al fatto che già siamo una civiltà basata molto sulla corteccia prefrontale che è in fiamme, aggiungici tecnologia, aggiungici cibo di merda, zuccheri industriali, eccetera, è veramente, cioè il corpo e mente diventano due entità completamente separate. E le malattie della civiltà sono proprio quello, cioè totale dissociazione fra mente e corpo. Sharmani, i bonobo ci prendono in giro per le pippe mentali che ci facciamo. Secondo me ogni giorno ci guardano, se la ridono, intanto scopano. Davide, è vero che per lo più l'attrazione si tratta di chimica per gran parte. Penso che tu sia nuovo, sì. Benvenuto perché sei appena uscito da Matrix. Sarà un viaggio incredibile, quindi preparati, allacciati le cinture. Vai sul sito nonsonounseduttore.com per capirci un po' meglio di tutto ciò. E sì, per quanto riguarda, è vero, l'attrazione si tratta di chimica per gran parte, assolutamente sì. Cioè, io, devi sapere, esistono due modi di pensare sulla seduzione. Quello americano, che dice: sei una merda, devi far colpo, tu stai qui e la donna sta qua e devi raggiungere la donna. Io credo il contrario, cioè noi siamo entrambi qua, ci vogliamo scopare entrambi. Come si fa? Aumentando la tensione sessuale, cioè la chimica. Quando una donna dice io ho chimica con lui, vuol dire che sente tensione sessuale. Però si può aumentare, cioè lo puoi fare tu di aumentarla. Già che non la smorzi ridendo e parlando e dicendo puttanate giusto per far colpo, per parlare perché, non, perché ti fanno paura i momenti di silenzio, fai già molto. Poi ci sono dei modi per aumentarla, guardare il dito negli occhi, aumentare i silenzi, aumentare le pause e altre cose veramente strane che spiegano il personal coaching. Davide, sì, sono nuovo e felice di esserlo. Benvenuto, benvenuto nel club. Fra un po' scoperai come un mandrillo, o meglio come un bonobo. Bella Bux, ciao Marchino Cazzino, grandissimo. Uno dei migliori nick che abbiamo mai visto, veramente.
Beh, raga, siamo arrivati a 50 minuti. Io direi che anche per oggi possiamo dire che abbiamo fatto. E diretta bella piena di colpi di scena è stato. Mi dispiace che a molti arriva la notifica dopo, nel senso arriva dopo 20 minuti, 30 minuti, 50 minuti. No, Marchino, è iniziata 50 minuti fa, lo puoi vedere. Non so perché Instagram vi manda la notifica tardi. Comunque, ogni giorno, ragazzi, aspettatevela dalle 19 in poi. Cioè, io dalle 19 fino alle 23 potrei partire in qualsiasi momento. Però generalmente parto tra le 19 e le 20. Quindi anche se Instagram si dimentica di dirvelo, venite a dare un'occhiata, magari è già cominciata, capito? In ogni caso, la condivido la diretta una volta finita, quindi non andate nel panico, diciamo. Va bene! Non so se avete visto, oggi ho le mani libere perché ho preso un treppiede per fare le dirette solo per voi! Solo per voi, ragazzi! Alla Lidl, anzi alla Piccol. Sdoppia cose solo per oggi, a partire da domani, 16 euro. Frutti di Mario? Vabbè, Andrea è entrato adesso. Andrea, pure tu la notifica ora l'hai avuta? Ma che palle! Ma che palle! Marchino Cazzino, ci rifaremo allora. Eh sì, certo. Ogni giorno, ragazzi, alle 19. Ok? Poi io sono sempre felice se mi fate sentire a presenza, mi commentate i post, mi mandate messaggi privati, io sono sempre felice. Beh, raga, io penso che andrò a dormire perché ho fatto 3 ore di arrampicata e non ce la faccio più, si vede, penso. E quindi vi bacio nelle parti più intime e ci vediamo domani. Ciao!